abbiamo deciso con il Comune di Casamassima, insieme, di cominciare a creare una rete di sindaci e di amministratori impegnati nella lotta alla xylella. Concretamente noi stiamo tentando semplicemente di far conoscere le misure che devono essere adottate per prevenire, contenere e rallentare il più tardi possibile, far arrivare il più tardi possibile, sperando che non arrivi proprio il batterio, e quindi semplicemente affidandoci agli agronomi e affidandoci alla scienza stiamo cercando di applicare le misure e diffondere, sensibilizzare i cittadini perché conoscano gli agricoltori le misure da adottare. Andremo sul terreno confiscato che attualmente lavora una cooperativa agricola, una cooperativa sociale agricola qui ad Acquaviva, e cominceremo a fare questi primi, faremo vedere, saranno anche gli olivicoltori stessi a spiegare che cosa bisogna fare per una migliore pratica agricola per prevenire la xylella. Beh, io non conosco i dati, diciamo, delle infezioni, certamente l'infezione avanzerà e dopo un anno o due, a seconda, diciamo, dei tempi di manifestazione dei sintomi, vedremo le piante sintomatiche e a questo punto qualcuno censirà le piante malate. E nel frattempo l'infezione avrà fatto un altro salto in avanti, perché questa è, diciamo, un po' la dinamica che stiamo vedendo in questi anni. Ai conduttori sembrerebbe non interessare molto fare una qualsiasi cosa. Alla politica, onestamente, non saprei, perché i messaggi sono spesso contraddittori. Quello che, diciamo, che possiamo dire dal punto di vista nostro, che le strategie sono ormai messe a punto, se qualcuno volesse usarle potrebbe tranquillamente utilizzarle. Abbiamo alle porte del nostro territorio un mostro che si chiama Xylella, che pone due problemi principali: uno di tipo economico, perché distrugge tutti gli ulivi; il secondo anche di tipo culturale, perché l'ulivo è proprio il simbolo del nostro territorio e della nostra terra. Come è nata questa iniziativa? È nata anche dall'intuizione di un agronomo di Casamassima, il dottor Oronzo Milillo, che ci ha illustrato questa problematica e ci ha proposto di mettere in campo un'azione informativa diretta ad aiutare i coltivatori su come trattare questo fenomeno. Al che il Comune di Casamassima e il Comune di Acquaviva si sono messi insieme per creare una task force anche con l'Università di Bari, al fine di portare avanti una serie di iniziative. Oggi ne faremo una direttamente sul campo, ma sarà la prima di una lunga serie diretta a coinvolgere sia gli agricoltori sia tutte le associazioni, tutte le organizzazioni che ruotano e gravitano intorno al mondo dell'agricoltura. Vedete, la xylella è un grandissimo problema, non bisogna essere impreparati a questo fenomeno e quindi bisogna mordere il campo, anticipare i tempi, sperando che queste azioni siano efficaci. Oltretutto, e chiudo, c'è da dire che nel nostro territorio la xylella non è ancora arrivata, ma in altri territori a noi molto vicini, tipo Monopoli, la xylella è già arrivata, e io ritengo che l'unica scelta corretta è quella di affidarsi alla comunità scientifica, perché di stregoni dietro a questo fenomeno, dietro alla xylella, ce ne sono stati tanti in questi tempi. Io ritengo che l'unica strada da seguire è quella della scienza, per cercare di limitare quanto più possibile i danni.